Te l'avevo detto di non venire a pitoccare qui. Signor Gower. Signor Gower. Signor Gower, sono George Bailey. Non mi riconoscete? No. No. Buttalo fuori! Buttalo fuori! Andiamo! Signor Gower! È il Mac... Ehi, Nick, Nick! Non è il signor Gower, quello! Questa è un'altra ragione per cui non mi piacete. Quell'ubriacone è stato dentro 20 anni per aver avvelenato un bambino. Se lo conoscete, siete uccel di gabbia anche voi. E vuoi accompagnare questi signori alla sicuro, porta? Sicuro, da questa parte! Su, via, andate via! Avanti! Chi vuole le ali? Vedi, George, tu non c'eri per impedire a Gower di mandare quel veleno a... Come sarebbe a dire non c'ero? Ricordo perfettamente. Ehi, ma che succede qui? Ma questo era il bar di Martini! Tu chi sei? Te l'ho detto, George, io sono il tuo angelo custode. Sì, sì, lo so, ma... Che altro sei, un ipnotizzatore? No, George... E allora perché vedo tante cose strane? Ma non capisci, George? È perché tu non sei nato. E se non sono nato, chi sono? Nessuno. Non hai un'identità. Ma come sarebbe a dire? Io sono George Bailey. Non esiste un George Bailey. No, non hai documenti. Né carta d'identità, né patente automobilistica, né polizza di assicurazione. Non hai niente. E nemmeno quelli. Cosa? I petali di Zuzu. Ti è stato fatto un gran regalo. Vedere come sarebbe stata la vita qui senza di te. Oh, un momento, non mi confondere le idee. Sto certo facendo un brutto sogno stasera. Arrivederci, signore, me ne torno a casa. Ma quale casa? E finiscila, finiscila! Tu sei pazzo, pazzo! Ecco cosa sei tu, sei sfasato! E fai perdere la testa pure a me. Non ho le trabecole io. Ora me ne vado a casa da mia moglie e i miei bambini. E ci vado da solo. Ecco. Opero bene, Giuseppe? Grazie. Non ho bevuto affatto. Quella dei Bailey che stava lì. Hanno chiuso tanti anni. Lasciatemi stare. Lasciatemi stare. Lasciatemi stare. Ehi, Violet. Quella è Violet. Sentite, quella è Violet. Lo so. La conosco quella ragazzina. Armate. Ernie, portatemi a casa, sono fuori di me. Dove abitate? Basta, basta, non cominciate anche voi, lo sapete dove abito, in via del Sicomoro, ora sbrigatevi! Va bene, a via del Sicomoro. Sì, presto, su due sì, va bene. Sentite, Ernie, forse ho bevuto troppo o chissà che ho, aiutatemi a schiarire le idee, statemi bene a sentire. Voi siete Ernie Bishop, abitate al villaggio Bailey con vostra moglie e i bambini. Avete visto mia moglie? Ernie, ma se sono stato centinaia di volte a casa vostra! Amico, parlate a rovescio. Vivo in una baracca di Potter e mia moglie mi ha piantato 3 anni fa portando via i bambini. Non vi ho mai visto in vita mia. D'accordo, fate presto, portatemi a casa.
È questa la casa? Sicuro che è questa? Ma se non ci vive nessuno da 20 anni? Che succede, Ernie? Non so, ma è meglio sorvegliare quel tipo, è tocco. Sono George, tu non hai bambini. Che ne hai fatto di loro? Fermi, mani in alto, non vi muovete. Venite fuori tutti e due.